Salve a tutti, sono il professore ingegnere Samani Francesco e con oggi voglio fare una lezione di introduzione, solitamente una lezione introduttiva, ma fondamentale, la matematica, ossia relativamente alle nozioni di insiemistica, le relazioni e le funzioni. Allora, voglio partire con i concetti fondamentali. Il termine allora, oggetto in matematica è un qualsiasi elemento. E il termine insieme indica un raggruppamento di elementi, ossia è un aggregato di elementi che non prevede una cioè tutti questi elementi sono raggruppati indipendentemente dalla loro natura. Una rappresentazione grafica è molto utile per l'insieme è il diagramma di Euler-Oven. Ultimamente lo chiamano semplicemente il diagramma di Venn. Eulero trattino Venn. L'insieme, ad esempio, A formato dagli elementi A, B, C, D e non appartiene F, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di questa linea chiusa e non intrecciata vengono definiti gli elementi. Un altro modo per scrivere un elemento A uguale, parentesi graffa, x, anzi in questa cosa, in questo caso mettiamolo in maniera elencativa, A, B, C, D. Oppure A, x, tale che, x, appartiene alle prime quattro lettere dell'alfabeto. Questi sono tutti metodi per descrivere la composizione di un insieme. Quindi questa è una notazione, chiamiamola tabulare. Questa è una notazione per proprietà caratteristiche, quindi per proprietà. Questo simbolo in matematica significa tale che, e tra virgolette c'è la proprietà. Quindi in questo modo io posso parlare anche di insiemi molto vasti, molto grandi, ed è possibile quindi stabilire una proprietà che accomuna tutti gli elementi. Quindi, in questo caso si dice che la proprietà dell'insieme A è definita nell'insieme S. Ci sono relazioni tra insiemi. Se sono dati due insiemi S e T, gli insiemi si indicano con la lettera maiuscola, e si dice S è un sottoinsieme, è incluso o uguale a T, quando tutti gli elementi di S appartengono anche agli elementi di T, ma non è vero il contrario, cioè non è detto che sia vero il contrario, quindi segue che per ogni elemento x appartenente a S, segue che x appartiene anche a T. Questa è la relazione di inclusione. È una relazione che tiene aperta pertanto la possibilità che due insiemi S e T possano essere identici. Quindi al più S coincide con T.
Se si vuole negare tale proprietà, ossia che per ogni x appartenente a S segue che x appartiene a T, bisogna scambiare il quantificatore universale al primo membro dell'implicazione con il quantificatore esistenziale e negare il secondo membro dell'implicazione. Quindi esiste x appartenente a S tale che x appartiene a t. Questo rappresenta una relazione di non inclusione dell'insieme S nell'insieme t. Quindi significa che almeno un elemento di S non sia contenuto in t. Quindi questo significa anche che S non è incluso in t. Ci sono anche operazioni tensiemi. Ne accenno una, poi farò altri video, lasciatemi commenti, sapete che più commenti mi lascerete, più richieste mi lascerete e più video vi farò. Quindi ci sono due operazioni insieme, tra insiemi, c'è la più famosa è l'unione, poi c'è l'intersezione, poi c'è la negazione, poi c'è la differenza, eccetera, eccetera. Se io ho un insieme A e un insieme B, ci possono essere elementi di A e B in comune, elementi che appartengono solo a B, elementi che appartengono solo ad A. Ebbene, insieme unione, se C è uguale all'insieme unione, C è costituito da tutti gli elementi che appartengono sia ad A che a B. Quindi possiamo scrivere X, tale che X appartiene ad A, o quindi vel, latino, x appartiene a b. Io con questo vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete il pollice in alto, iscrivetevi al canale, e faremo più mi seguirete, più mi aiuterete quindi a darmi motivazione per continuare questi video che essenzialmente sono per voi, video di istruzione, di cultura. Mai come adesso, insomma, che ci sono i concorsi, che c'è stata questa crisi, a mio avviso, c'è mai come adesso c'è bisogno di cultura. La cultura, ragazzi, dico ragazzi, ci saranno anche persone un po' più grandicelle. Comunque, la cultura ci rende liberi. La cultura, forse, è uno dei doni più importanti che ci possa essere dato quando siamo giovani, perché essenzialmente, cominciamo a studiare anche inconsapevolmente, anche inconsci delle. Di quanto sia importante la cultura stessa ed è un bene, insomma, poi comprendere quanto la cultura ci migliora la vita. Allora, io con questo vi lascio, vi auguro una buona serata o una buona buongiorno a seconda dell'orario. Grazie mille, ciao a tutti.